Buongiorno Emiliano, finalmente una vittoria che ritorna dopo un bel paio di turni e poi insomma una prestazione dei giovani particolarmente interessante. Cosa dici a proposito? Ma la cosa più importante è la vittoria, che l'aspettavamo ormai da 7 partite. Abbiamo fatto ottime prestazioni in questi 2 mesi qua, però non riuscivamo a vincere. Oggi abbiamo continuato sulla striscia che stavamo facendo e abbiamo raccolto finalmente i 3 punti meritati. Ma insomma, vi conviene giocare come da allievi alle 11 del mattino, o no? A Scaramanzia possiamo continuare a giocare alle 11. Però volevo fare i complimenti, come hai detto tu prima, a tutti i ragazzi. Giacomo. A tutti i ragazzi che oggi hanno offerto una grossa partita, quindi... Per esempio Giacomo, allora l'azione del gol è partita... Ciao. Ok, perfetto. Ciao, grazie. Ciao Giacomo, l'azione del gol è partita da una delle tue incursioni. Sì. Non ti saresti mai aspettato di andare in gol in modo così diverso? No, guarda, io mi sono proprio girato e c'era Sergio che ha deviato un po' la palla, quindi ha preso in controtempo il difensore, quindi il gol, se non è autogol, è di Sergio. Tra l'altro, da un paio di tue incursioni, qualche passaggio, tipo fendenti tagliati di sinistro, è andato al tiro sia di testa di riso un paio di volte, sì. E anche i super giovani da Sarrizzo, insomma, hanno finalmente fatto vedere il loro valore. No. Cosa ne dici di questi ragazzi, i tuoi compagni, che spesso ci accorgiamo cerchi di coccolare e di insomma incoraggiare? No, loro sono dei ragazzi molto volenterosi che vogliono imparare, e poi se li metti in condizione di farli giocare come fa la società, in modo sereno, e non andare a tutte le squadre a cercare far giocare dei ragazzi così giovani. Oggi mi sembra che tutta la panchina, tutto Emiliano, erano dei fuori quota. Sì, eravate belli giovani oggi. Niente, bisogna farli giocare tranquilli, come io ho sempre giocato in modo tranquillo, perché se loro vogliono ottenere dei risultati è solo così che li avranno. Tra l'altro l'inserimento di Pita, che noi ci aspettavamo giocasse basso, mi sembra che sia andato benissimo. Uno che non butta una palla, quasi è andato al tiro a fare gol, insomma è stato un innesto, diciamo, indolore per quanto lui ha dimostrato in campo. Sì, è un ragazzo che ha voglia di imparare, è giovane, è bravo. E poi in base fa diversi ruoli, questo è uno molto eclettico. Esatto, è uno dei punti a favore. Ormai nel calcio bisogna saper fare diversi ruoli. Senti Giacomo, io parlerei anche del laterale basso di Davide, che a parte ha propiziato il primo gol facendo un'apertura meravigliosa su di te, e poi si è sempre fatto trovare pronto, ha cercato anche la verticalizzazione, il raso a terra, insomma. È un bel ritrovarsi, no? È un bel ritrovarsi. Con Davide ormai giochiamo da 10 anni quasi assieme, quindi anche ritrovarsi, sapere che comunque c'è un'altra persona. Affidabilità sicura. Puntare, è una dei valori della squadra. Ha avuto pazienza, ha trovato il suo spazio con calma, sì, vero? Siamo proprio un bel gruppo quest'anno. Siamo contenti. Giacomo, ti ringraziamo, grazie, in bocca al lupo. Ciao.